Alfredo e Virginia erano lì, un po' tristi, un po' scioccati per ciò che l'assistente sociale stava loro mostrando. Virginia voleva solo andarsene da quell'ufficio soffocante dove le brutte notizie non smettevano di arrivare. Voleva correre e magari gridare per sfogarsi. Non voleva credere che l'unico uomo mai amato veramente era un uomo da cui stare lontani. Molti anni prima che Virginia e Alfredo si incontrassero, avevano vissuto in un unico posto per ben 9 mesi. Esatto, nel ventre della loro mamma. I genitori, Estefania e Cristobal, erano entrambi troppo giovani per prendersi cura dei figli. A quanto pare avevano fatto il solito errore adolescenziale. Solito errore che non dovrebbe capitare e non dovrebbe essere considerato normale. Ma ahimè, anche loro pensavano di poter fare qualunque cosa senza protezioni. Avevano appena finito la scuola superiore, quindi erano a malapena maggiorenni. Estefania era una ragazza molto gentile, proveniente da una famiglia umile. Si innamorò perdutamente del suo compagno di classe Cristobal, era praticamente la sua prima relazione seria e i genitori non si opposero in un primo momento. Ma hanno cambiato idea quando è rimasta incinta e non ha dato per questo motivo l'esame di ammissione all'università. Non si sentiva bene ed era troppo scossa per riuscire a sostenere i test d'ingresso. Comunque, come detto prima, i genitori erano molto arrabbiati, ma l'unica soluzione era continuare con la vita. Vollero poi incontrare il ragazzo che l'aveva messa incinta, cioè Cristobal. Fino ad allora non erano interessati perché pensavano la relazione andasse bene e la figlia non volesse i genitori in mezzo. Chris, così piaceva chiamarlo a Estefania, disse che avrebbe assolto alle sue responsabilità senza discutere, ma i genitori di lui non erano della stessa opinione. Il padre era scioccato dal vedere che suo figlio stesse con una ragazza di ceto medio-basso. Infatti lui, imprenditore con tantissime entrate mensili, non voleva suo figlio vivesse in povertà. Anche la madre non era proprio una santa. Un giorno infatti, quando decisero di andare a parlare con i genitori di Cristobal, sia quest'ultimo che Virginia rimasero scioccati dalle loro risposte. La madre del ragazzo disse: «Sei rimasta incinta perché così nostro figlio sarà costretto a sposarti, vero? E potrai avere i soldi di mio marito!» Anche il padre non si trattenne. «Se dovesse succedere qualunque cosa di strano, ricordati che noi siamo pieni di avvocati in gamba». Più avanti scoprì che avrebbe avuto sicuramente 2 bambini. Per questo motivo i genitori di Cristobal le dissero altre cose ancora. «Ah, quindi pensi veramente di riuscire a occuparti di 2 bambini? Ce ne prenderemo cura noi se verrai a vivere qui. Non possiamo permettere vengano rovinati», disse sempre la madre. Ma il padre aggiunse una cosa umiliante. «E ricordati che tutto ciò vale soltanto se riusciremo a provare che sono figli di Cristobal». E Stefania non fu contentissima. A causa di tutte quelle parole, senza pensarci troppo, decise di non trasferirsi da Cristobal. Anche lui era d'accordo, non voleva vivere con i suoi genitori. «Ehi piccola, tranquilla, non c'è bisogno che stiamo da loro, possiamo cavarcela». Ma non erano parole molto sincere. Questo lo capì facilmente Stefania, perché aveva imparato a riconoscere quando mentiva. Abbassava lo sguardo spesso e si toccava la testa grattandosi. Infatti i suoi timori erano corretti. La settimana dopo le disse tutta un'altra cosa. «Ascolta amore, ma che ne dici se ce ne stiamo dai miei almeno finché non troviamo un lavoro e un posto nostro? Sinceramente nella casa dei tuoi, sai, non credo ci sia molto spazio. In più è in una brutta zona. Non voglio pericoli per i piccoli. Dai, tanto per un paio di anni cosa vuoi che sia?» Lei quindi decise di annuire in quel momento, sorridendo. Ma dentro stava veramente piangendo. Alla fine quella sera chiese a sua mamma: «Mamma, vorrei andarmene da questa città. Ti prego, chiedi allo zio in campagna se puoi invitarmi. Lavorerò e crescerò da sola i miei bambini. Chris a quanto pare non è pronto per tutto ciò». I genitori accettarono dicendole: «Hai visto? Te l'avevamo detto. Ma non preoccuparti, lo zio si prenderà cura di te per un po'». La mattina dopo quindi si mise in viaggio, arrivando in circa 3 ore di autobus in campagna. Intanto Chris, non sentendola per moltissimi giorni, dapprima si preoccupò per poi arrabbiarsi scoprendo che i genitori di Estefania sapevano benissimo dove era. «Ditemelo, sono anche figli miei. Lei dov'è? Se non volete finire davanti ad un tribunale è meglio che parliate». Li aveva anche minacciati, ma niente da fare. Dopodiché chiese al padre: «Papà, quegli avvocati di cui parlavi ci sono ancora, vero? Voglio sapere dove sono i miei figli». Il padre però non voleva più che lui vedesse quella ragazza. Per questo motivo gli disse che non poteva mobilitare gli avvocati per questo e di dimenticarla. Ma Chris ancora non voleva arrendersi. Un giorno, grazie alla migliore amica di Estefania, che provava pena per Cristobal in tutta questa situazione, ottenne un indizio importante per ritrovarla. È in una zona abbastanza sperduta di campagna da un suo zio. Non so altro, ti mando un nome sul cellulare. Prese l'auto e corse per ritrovarla, nonostante quel giorno però ci fosse una pioggia veramente incessante e pericolosa.
Voleva lo stesso rivederla e chiederle scusa. Aveva già in mente il suo futuro con la famiglia. Prima le avrebbe, come detto prima, chiesto scusa e poi se ne sarebbe andato via dai suoi genitori senza esitare, facendo perdere le tracce e vissuto una vita semplice in campagna con i due figli e Stefania, fino ad arrivare alla vecchiaia con lei. Si pentiva tantissimo per ciò che le aveva detto e non voleva lasciare le cose a metà. Ma ahimè, a volte madre natura è in grado di distruggere i nostri sogni in pochi secondi. La pioggia era troppo forte e arrivato in campagna senza alcuna protezione ai lati delle strade ha sbandato scivolando con l'auto. Questo gli è costato la vita. I genitori erano devastati, chiesero a gran voce perché fosse lì, in quella zona remota, da solo, sotto la pioggia. Grazie all'aiuto di un investigatore scoprirono il motivo. Il padre di Cristobal non era più interessato però a far sentire in colpa Estefania dicendo che suo figlio era morto per raggiungerla. Aveva cominciato a bere e a rattristarsi, andando completamente in depressione. Ma la madre era di un altro parere. Voleva assolutamente i suoi nipoti, l'ultimo lascito di suo figlio. E scogitò un piano. Avrebbe partorito tra qualche mese ancora Estefania in quella zona di campagna, dove c'era soltanto un piccolissimo ospedale con un solo dottore addetto alle gravidanze. Per questo motivo lo pagò. Diede soldi anche agli infermieri. Avrebbero dovuto dare in braccio a Estefania soltanto uno dei due gemelli. L'altro lo avrebbe avuto lei. Arrivato il momento del parto e concluso tutto, in effetti fecero così. E Stefania, scioccata, chiese: «Mi scusi, dottore, ma dov'è l'altro? Lei in braccio aveva la femmina, Virginia». «Mi dispiace, signorina, ma non ce l'ha fatta». Si mise a piangere. C'era anche la famiglia in ospedale, tutti la consolarono. Ma la perdita di un bambino non è mai facile da digerire. La verità ovviamente era tutt'altra. La madre di Cristobal, cioè Charlotte, aveva preso in custodia quel neonato, chiamandolo Alfredo. Da lì ha cominciato a crescerlo come fosse suo figlio. Il marito non disse nulla. Era ancora depresso a causa della perdita del figlio. Ma a quanto pare, in qualche mese dall'arrivo di Alfredo, si riprese anche lui. Gli piaceva e sembrava volerli veramente bene. Charlotte lo crebbe come fatto con Chris. Intanto Estefania, da quel giorno, ha cercato di vivere al meglio nonostante la perdita. I primi 4 mesi fu molto depressa, ma fortunatamente era tornata dai suoi genitori, che si sono occupati di Virginia per quei mesi. Dopodiché, riprendendosi, chiese a suo zio un prestito. Lui era un agricoltore pieno di risorse e anche abbastanza terre. Aveva insomma i soldi e gli chiese: «Zio, che ne dici di investire nella mia attività? Ti darò il 10% delle entrate. Vorrei aprire un negozio per neonati e bambini fino a una certa età». Lo zio accettò volentieri. Pensava che investire in una cosa simile in una grande città sarebbe stato un bel colpo e lui se ne sarebbe rimasto semplicemente nella sua casetta di campagna a prendere la percentuale. Fu così che usò l'immagine del volto di Virginia come testimonial. Era una neonata e quindi perfetta per sponsorizzare prodotti per bambini. Da lì passò molto tempo. I due bambini erano cresciuti moltissimo senza mai sapere l'uno dell'esistenza dell'altro. Entrambi erano cresciuti quindi come figli unici. Però si dice che i gemelli abbiano una connessione mentale molto forte e in effetti era così. Sentivano entrambi che qualcosa mancava, che da qualche parte del mondo una persona stava aspettando. Ma chi era? Come mai? Queste domande a soli 8 anni di età erano troppo complesse per dei bambini e per questo motivo a volte avevano forti mal di testa e si addormentavano tristi. Questa insicurezza è cresciuta diventando parte costante della loro vita. Virginia è cresciuta solare, sorridente, gentile e piena di amore per gli altri, anche se era difficile per lei riuscire a trovare la persona giusta. Sua madre però le ricordava sempre che l'amore non era il massimo. Dopo gli eventi con Cristobal non è più riuscita a fidarsi di qualcun altro, che fosse maschio o femmina, non è più riuscita a dare amore. Per di più non ha mai saputo cos'è successo a Chris. Ma Virginia su questo non le dava molto retta. Preferiva guardare in televisione i film e i cartoni romantici piuttosto che altro. Alfredo è cresciuto in modo un po' particolare, non seguendo le orme di suo nonno, che però considerava padre, bensì diventando una persona orientata più verso lo spirituale. Credeva all'esistenza ciecamente di un mondo spiritico e che tutti noi siamo collegati in qualche modo da invisibili fili del destino. All'età di 19 anni entrambi sono entrati nell'università più prestigiosa del paese. Virginia, grazie specialmente ai suoi meriti, mentre Alfredo con l'aiuto del padre ricco. Lei voleva diventare un'ostetrica. Lui voleva imparare bene ad amministrare l'azienda di famiglia. Nonostante non se ne fosse interessato all'inizio, crescendo aveva imparato che sarebbe stato utile avere delle entrate maggiori per continuare le sue ricerche del mondo spirituale. Per un paio di semestri non si sono nemmeno visti, ma tutto è cambiato quando hanno cominciato ad avere delle lezioni in comune. Si sono seduti vicini e senza nemmeno farlo apposta hanno cominciato a parlare.
Sentivano un qualcosa di strano, scambiato per amore all'inizio. La facoltà di medicina di Virginia organizzò la settimana seguente una festa e per questo invitò Alfredo. Lui non era proprio uno da feste, ma volle provarci. Virginia era lì, alla festa, vestita splendidamente. I due ballarono tutta la notte, ma stranamente non scattò nulla in quel momento. Per quanto si trovassero bene, non riuscirono a baciarsi, sentivano quindi anche qualcosa di sbagliato. Il giorno dopo Alfredo si ricordò di avere la donazione del sangue. Lui era un donatore, quindi almeno una volta al mese era alla facoltà di medicina a fare, diciamo, da cavia. Per questo motivo andò lì e trovò Virginia, che era attorniata da ragazzi della sua classe. Sembrava molto popolare agli occhi di Alfredo, che invece era solitario. Si fece infine prelevare sangue proprio da lei. I due parlarono un po' e cominciarono a ridere, a più non posso. Sembrava veramente che avessero vissuto tutto quel tempo solo per incontrarsi. I giorni seguenti cominciarono a incontrarsi ogni pausa pranzo. Alfredo, come detto prima, era un tipo solitario, ma stranamente con lei si trovava benissimo, mentre Virginia era una delle ragazze più corteggiate della scuola, ma smise anche di parlare con i suoi compagni di classe, pur di stare soltanto con Alfredo durante la pausa. Era come se i due si conoscessero da tutta la vita. Anche se non si erano mai visti prima di allora, ma ancora non riuscivano a baciarsi. Pensavano fosse amore, ma nemmeno su ciò erano sicuri. Cos'era quel blocco che avevano? Decisero lo stesso di mettersi insieme e andare l'uno a casa dell'altro. Virginia presentò Alfredo per primo e davanti a Stefania, che era invecchiata ma felice, le cose presero una piega inaspettata. Lei stava preparando il pranzo quando all'improvviso fece cadere dalle mani il piatto con il cibo dopo aver aperto la porta alla figlia. Si mise anche a piangere, ma non capì quel giorno il perché. Virginia, preoccupatissima, corse a chiederle: «Mamma, ma stai bene? Che succede? Perché piangi?» Virginia, senza capirlo, non poteva dare una risposta chiara. «Non lo so, non so perché. Chi è questo ragazzo?» Alfredo quindi si presentò. Dopo essersi scusata, si misero a tavola e cominciarono a parlare. Virginia disse di essere felice con il suo ragazzo e stranamente Stefania era d'accordo. Le aveva sempre detto di stare attenta all'amore, ma sentiva qualcosa di strano in Alfredo, qualcosa di buono. Prima di concludere il pranzo propose infatti: «Ascolta Alfredo, ma perché non vieni a trovarci anche domani? Ovviamente sempre se non abiti troppo lontano». Lui a quel punto disse il nome della via dove abitava. Stefania, ha sentito il nome, rimase veramente senza parole. «Per caso i tuoi genitori sono molto ricchi e tuo padre è un imprenditore?» «Beh sì, in effetti è così, e sono anche abbastanza anziani. L'ho sempre trovata una cosa strana questa, ma hanno detto di avermi concepito in ritardo. All'inizio non volevano nemmeno dei figli». Dopodiché tornarono entrambi all'università e Stefania era sconvolta, però non voleva crederci. Non aveva più cercato Chris dopo essersene andata e non aveva avuto sue notizie in alcun modo. Era troppo occupata a gestire la sua attività, pensò potesse essere addirittura il figlio del suo ex, e questo sarebbe stato un bel guaio per Virginia. Si tolse dalla testa quel pensiero e continuò la sua vita, ma ogni volta che vedeva Alfredo aveva sempre quella strana sensazione, come se anche la sua vita fosse completa, come se tutto potesse andare bene con lui in casa. Aveva addirittura paura di essersi innamorata lei. «Mamma, vedo che ti piace veramente tanto», disse un giorno Virginia. «Eh sì, Virgi, mi piace, sembra un bravo ragazzo. Mi chiedevo però una cosa, non vi ho mai visti baciarvi seriamente in queste settimane, come mai?» «Gli dai solo qualche bacio a stampo, niente di eccezionale. Non vi piace farlo davanti a una vecchia signora come me?» Virginia però cercò di cambiare discorso, perché ancora non era riuscita a baciarlo e nemmeno Alfredo. «Beh, ma sono affari miei. Dai, parliamo della cena di oggi. Cosa preparerai di buono?» Da lì passò un'altra settimana e Stefania ancora non riuscì a capire la sensazione strana che aveva in corpo, mentre Virginia era intenta addirittura a sposare Alfredo. Aveva anche visto molti abiti da sposa e fatto delle finte prove con lui. Per questo motivo Stefania andò a spiare quella via, voleva essere sicura che sua figlia non fosse in pericolo. Arrivata davanti alla casa, la riconobbe subito. Era quella e tantissimi ricordi tornarono in mente. Suonò alla porta e aprì una donna molto anziana con un respiratore attaccato al corpo e la bombola dell'ossigeno tirato dietro. Quella donna era Charlotte, che vedendo Stefania svenne. Chiamò immediatamente un medico e la portarono via in ambulanza. Il marito era in azienda a insegnare a Alfredo un po' di cose e seppe un'ora più tardi della caduta. Sia lui che Alfredo andarono in ospedale scoprendo la situazione. E Stefania, preoccupata, era andata con Charlotte ed era accanto al letto. Il marito, vedendola, rimase senza parole e impallidì. E Alfredo chiese: «Cosa succede, papà? Andiamo subito dalla mamma, non fermarti davanti alla porta. Dopo ti presenterò la mamma della mia ragazza». L'uomo quindi si mosse, andando per quel momento a tenere la mano a sua moglie.
Mi dispiace, ero andata a casa tua, Alfredo, a causa di una mia folle teoria e all'improvviso tua mamma è svenuta davanti a me. Prima che potesse concludere il discorso si alzò in piedi, arrabbiatissimo il marito di Charlotte. Prima mio figlio e ora mi vuoi portare via un'altra persona, vero? Ma svegliandosi Charlotte gli disse di calmarsi con un gesto. L'uomo quindi pianse, contento di risentirla. «Fermati, caro, basta odio, non è stata colpa sua, siamo stati noi con il nostro menefreghismo, dobbiamo ammetterlo». Anche Stefania si mise a piangere e l'unico con molte domande in testa era Alfredo. «Scusate, ma che diavolo sta succedendo? Spiegatemi, vi prego, non sono l'unico vostro figlio». Il marito di Charlotte a quel punto disse: «Se vuoi sapere la verità, vai da questa assistente sociale. Lei ci ha procurato tutto il necessario per adottarti». Anche Stefania era confusa. Charlotte le disse quindi: «Vai anche tu con lui e tuo figlio. Poi quando tornerai ti racconterò meglio». Impallidì per un minuto. Sia lei che Alfredo si guardarono e dopodiché corsero dall'assistente sociale portandosi dietro anche Virginia in fretta e furia. «Vieni, ti spiegheremo dopo». Arrivati nell'ufficio la signora era disponibile e li fece entrare, ma Estefania rimase fuori, aveva capito e il resto della storia l'avrebbe sentita da Charlotte appena sveglia. «Salve ragazzi, Charlotte e suo marito mi hanno detto di mantenere il segreto finché non fosse successo qualcosa di grave, come la loro morte. Ma mai mi sarei aspettata una cosa simile. È proprio vero che i gemelli, anche se diversi in volto, hanno una connessione incredibile. Sì, esatto, siete gemelli, nati nello stesso giorno. Charlotte era venuta qua a chiedermi di sistemare le tue carte, Alfredo, facendo vedere che eri stato adottato qualche giorno più tardi. Non volevo farlo ai tempi, ma avevo molti debiti e loro... Beh, ora non ho più debiti. Così ho sistemato le carte e ti ho messo in adozione. E solo in casi estremi saresti venuto da me a chiederle. Qui c'è scritto l'ospedale in cui in realtà sei nato. Un foglio che dovevo bruciare, ma tua madre mi impedì di farlo». Forse provava un po' di rimorso. Me lo consegnò un medico che a quanto pare poi è stato radiato dall'albo per atti non consoni al suo ruolo. L'ospedale era lo stesso di quello di Virginia. Erano sconvolti. Davvero erano fratelli, ma non volevano crederci ancora e andarono tutti di nuovo da Charlotte. Per tutto il tragitto in macchina nessuno parlò. Charlotte li aveva mandati lì perché pensava, vedendo le carte ufficiali, avrebbero accettato la realtà, ma non fu così. Tornati fu il marito a raccontare le cose come stavano. Charlotte era stata portata via in terapia intensiva a causa di un malore. In sala d'attesa tutto venne rivelato: la morte del figlio, il rapimento e tante altre cose. «Sì, Alfredo, lei è tua sorella. Ed è sbagliato tutto ciò. Mi dispiace». Ma la più triste fu Estefania, privata di un figlio e caduta in depressione in quel brutto periodo. Per di più si sentiva in colpa. «Ecco perché sentivo il mio cuore completo a vedere Alfredo», e disse al marito di Charlotte che non gliel'avrebbe fatta passare liscia. Da lì tutti e tre se ne andarono. E Alfredo e Virginia si separarono per molti mesi. Non vollero più saperne. In quei mesi Charlotte perse la sua vita, la malattia l'aveva consumata e il marito diede l'azienda in mano a Alfredo perché era stato imprigionato per il crimine commesso anni e anni fa. Infine, infatti, Estefania l'aveva denunciato. Lei invece, dopo i primi tempi, era riuscita a trovare la felicità. Ogni giorno si incontrava con Alfredo e ovviamente stava anche con Estefania. Per molti anni fece così, perché i due non volevano incontrarsi e lo facevano di rado. Infine Virginia e Alfredo hanno riallacciato i rapporti quando è morta anche Estefania. Al suo funerale si erano riuniti entrambi. Il marito di Charlotte non ha più sentito Alfredo. Gli ha dato l'azienda per scusarsi, ma a quanto pare non bastò. Alfredo era troppo arrabbiato con lui, ma almeno al suo funerale era andato, perché dopo tutto l'aveva cresciuto con amore, anche se un amore un po' strano. Lui e Virginia si sono sposati con persone che amano davvero e finalmente riescono anche a baciare, ma di tanto in tanto si riuniscono in cene di famiglia, senza però dire nulla di quel brutto periodo. Con questo concludiamo, spero il video vi sia piaciuto e ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce e storie sempre diverse.